voi e buon pomeriggio a tutti. E noi adesso andiamo a Villa Franca Sicula, in provincia d'Agrigento. Siamo collegati con Mimmo Tornambè di Radio Torre Ribera. Buon pomeriggio, Mimmo. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora, parliamo della riapertura della scuola Luigi Pirandello, scuola materna e scuola elementare, perché ovviamente riaprire una scuola già di per sé è una bella notizia, ma qui la bella notizia è che è stato fatto in tempi molto veloci, Mimmo. Sì, è appena 13 mesi, ci troviamo a circa 70 km da Agrigento, il capoluogo di provincia, Villa Franca Sicula, sulla vecchia strada che da Ribera porta verso Palermo, 1500 abitanti circa, attività naturalmente agricoltura, e il sindaco Balsamo ha realizzato il sogno della sua vita, lui lo mette già al primo punto della sua legislatura, questo successo di questa riapertura della scuola, che è davvero molto importante, un momento fondamentale per la cittadina. Mimmo, adesso lo sentiamo, il sindaco che tu hai intervistato, ma la scuola era chiusa da molto tempo? Sì, da circa qualche anno, perché doveva essere messa in sicurezza e quindi non poteva essere adibita. E i bambini dove andavano a scuola? Andavano in un altro plesso della scuola, molto vicino, perché il paese è molto piccolo, però chiaramente era una situazione di emergenza, non era la situazione ottimale. Non era quella stabile. Allora, sentiamo Domenico Balsamo, sindaco di Villa Franca Sicula. Un progetto che è stato finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione, quindi poi è gestito dalla nostra regione siciliana, che ha permesso al nostro comune, attraverso il finanziamento di 1,5 milioni di euro, di demolire e ricostruire la vecchia scuola elementare che c'era, e quindi la nuova scuola fatta in sicurezza, fatta con i criteri attuali, che possano, oltre che mettere in sicurezza i nostri alunni, possano aiutarli nel riconoscimento e quindi nel raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici che la scuola ci dà. È stata una scelta importante da parte del progettista, che è l'ingegnere Castaldo, a utilizzare tutti quei colori che poi sono le grandi pareti, che poi sono venute fuori delle pareti ventilate, che permettono anche il risparmio energetico un po' della struttura e così via. Quindi questi colori, così come all'esterno, all'interno, rendono molto più vivace l'accoglienza verso i nostri bambini. Diciamo che l'istituto ospita bambini della scuola dell'infanzia al piano terra e bambini della scuola primaria al primo piano, quindi sono dei colori molto vivaci che si adattano un po' a queste fasce di età. Allora, Mimmo, una scuola fatta con criteri evidentemente sia di risparmio energetico, antisismico, tutto quanto, oltre ai colori, che sono molto belli, che sono molto belli da vedere, tra l'altro si vedono da prima che tu arrivi a Villa Franca Sicula, da lontano già si nota questa costruzione davvero inusuale per il paesaggio. Questa è una cosa molto, molto bella, chissà quanto saranno contenti i bambini. Sì, tra l'altro un'altra curiosità, all'interno della scuola, lungo le scale, nell'intermezzo dei gradini, ci sono i disegni che richiamano le tabelline con varie tonalità, quindi mentre tu sali puoi studiare le tabelline con uno per uno, è tutta una cosa davvero bella da vedere, ma soprattutto è un edificio vivo, molto molto vivo e molto partecipato. Vedi come si dipinge dentro le chiese per raccontare, no, le storie del Vangelo, così lì nella scuola si dipingono le tabelline, è una cosa, una grande tradizione in questo caso. Allora, sentiamo ancora il sindaco Balsamo. La nostra scuola era e continua ad essere intitolata a Luigi Pirandello, ecco, non poteva che essere così, no? Il nostro provinciale, il nostro Luigi Pirandello, tanto amato da parte di tutti, dico, nella nostra terra di Sicilia, così nel mondo intero. Ne abbiamo fatte di diverse, di opere, abbiamo avuto finanziamenti importanti e sono state fatte tantissime opere nella nostra realtà, nella nostra piccola Villa Franca. Però la soddisfazione che mi ha dato vedere riaperta, vedere ricostruita quella scuola dove vanno
situazione particolare rispetto a tutto il resto. Beh, insomma, abbiamo capito, resta solo da andarla a vedere, sì, Mimmo. Con molto piacere, tra l'altro si è molto emozionato e ha chiuso dicendo il sindaco, sì. La scuola è il nostro passaporto per il futuro, lo ha detto proprio con le parole giuste davanti a tutte le autorità che erano presenti, un evento naturalmente che ha coinvolto tutta la cittadina, però questo è il bello della politica, mi ha detto valeva la pena fare il sindaco. Questa è la sua seconda legislatura solamente per realizzare quest'opera, ma adesso sta lavorando perché c'è un altro progetto di circa 900.000 euro per rifare lo stesso discorso con la scuola media e sarebbe davvero il trionfo della politica. E speriamo allora di parlare anche di questo e di una inaugurazione che avverrà, speriamo il prima possibile, della scuola media. Allora Mimmo, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, alla prossima. Il territorio parla, si ferma qui, in regia Stefano Sciurti, noi torniamo lunedì. Il territorio parla.